Gli italiani hanno votato ed è stata netta la preferenza che è emersa per il centrodestra, in particolar modo per Fratelli d'Italia. Una vittoria storica per una coalizione che ha ottenuto il 43,8% dei voti rispetto alla prima forza di opposizione rappresentata dal centro-sinistra, fermatasi al 26,2%. Una sconfitta soprattutto del PD, che anche nella provincia di Pesaro Urbino ha visto la vittoria schiacciante del partito di Giorgia Meloni, eccetto i comuni di Pesaro, Urbino e Montecalvo in Foglia. Eppure la stessa Pesaro, che per storia e tradizione ha da sempre rappresentato una città amministrata e orientata verso il centro-sinistra, in queste elezioni ha sì visto la vittoria dei democratici, ma per pochissimi voti rispetto a Fratelli d'Italia, con il 25,46% rispetto al 25,04%. Il verdetto delle urne ha rappresentato una debacle a livello nazionale per il PD, come commentato dal consigliere regionale democratico Andrea Biancani, ben consapevole dei temi che dovranno comunque essere trattati nei prossimi 5 anni di governo. Devo dire innanzitutto che riconoscere che il risultato è stato chiaro, nel senso che il centrodestra ha vinto queste elezioni, il centrosinistra non è riuscito a mettere in piedi un'alleanza, come dire, che poteva avere i numeri per poter pensare di vincere, ma comunque il risultato, ripeto, è chiaro, il centrodestra ha vinto queste elezioni. Ora i problemi da affrontare a livello nazionale nel paese sono veramente tanti: il problema del caro bollette, il problema energia, il problema del lavoro, il problema dei giovani, il tema di pensare a un nuovo stato sociale. Quindi diciamo che le sfide sono veramente tante. Per quanto mi riguarda, cercheremo di dare il nostro contributo nell'interesse di tutti i cittadini, perché comunque anche il ruolo dell'opposizione è un ruolo importante, bisogna svolgerlo al meglio. Quello che ci deve guidare appunto è cercare di fare scelte o di condividere o contrastare quelle scelte che non andremo a condividere. Sconfitta dolorosa e pesante il commento a caldo del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che oltre ad augurare una buona gestione del governo a Meloni, ovviamente nell'interesse del paese, rimanda all'incompiutezza dell'alleanza il principale motivo dell'insuccesso del centro-sinistra. Preoccupato invece della scarsa affluenza alle urne il segretario comunale del PD Giampiero Bellucci, che conferma però come il Partito Democratico a Pesaro abbia raccolto la stessa percentuale del 2018, mantenendosi al primo posto e restando il partito di riferimento per tanti cittadini.